Ciao ragazzi e bentornati, benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi nuovi Funko Pop. Ho acquistato tantissima roba ultimamente, mi sto dando davvero la pazza gioia da quando ho eliminato i Funko del Trono di Spade. Ho deciso che quel posto andava riempito con altri Funko. Intendo il posto nel mio cuore, non quello fisico, visto che l'ho già riempito con quelli di Harry Potter. Bene ragazzi, mi sto dando davvero la pazza gioia, sto acquistando Funko Pop di serie assolutamente a caso e ne ho presi sia da MP, sia da GameStop, sia da Amazon, davvero da qualunque parte. E direi di cominciare subito a mostrarvi gli ultimi arrivi Funko nella mia collezione, che adesso man mano aggiungeremo a questa scaletta. Io direi di cominciare con due Funko di una serie televisiva americana che non è famosissima qui in Italia, fatemi sapere anzi se la conoscete sotto nei commenti. Si tratta della serie Parks and Recreation, è una serie comedy davvero divertentissima che vi consiglio di recuperare, la trovate su Amazon Prime Video. Quindi ragazzi, credo che tutti più o meno siamo abbonati ad Amazon Prime e quindi potete andare a guardarla lì, vi piacerà tantissimo. Sono due pop che ho acquistato non per me ma per mio fratello, visto che lui è fan della serie, e si tratta di Lil Sebastian, questo piccolo pony, e poi si tratta anche di Leslie Knopp. Di cosa parla questa serie TV? Parla di Leslie Knopp e del suo team, che appunto è il team dei parchi e spazi ricreativi di questa cittadina che si chiama Pony. E appunto questo Pony è la mascotte della cittadina ed è una serie davvero divertentissima. Io adesso ve li mostro, ve li faccio vedere. Li ho presi entrambi su EMP e li ho presi ad un prezzo ridicolo, visto che durante Pasqua hanno fatto delle offerte davvero forti sui Funko e quindi li ho pagati qualcosa come 7 euro l'uno, incluse le spedizioni che erano gratuite. Ecco qui il primo, si tratta di questo piccolo pony che si chiama Little Sebastian. Ragazzi, nella serie tutti i cittadini sono fuori di testa, sono innamorati di questo piccolo pony. E ecco qui la nostra Leslie. Leslie è appunto a capo di questo ufficio, di questo dipartimento dei parchi, degli spazi ricreativi, ed è esilarante. Davvero ragazzi, una serie esilarante e ve la straconsiglio. Eccolo qui, tiriamola fuori, anche lei ha la sua basetta come al solito, perché quando i pop hanno piccoli piedi aggiungono anche la basetta. Eccola qui ragazzi, simpaticissimi, mi piacciono un sacco, so che molti di voi non li apprezzeranno, comunque non li conoscono, ma mi piacciono. Contentissimo di questo acquisto e di averli regalati a mio fratello. Poi da GameStop ho recuperato un altro pop che, a dire il vero, non ho trovato a Catania nei miei GameStop e che mi sono fatto recapitare apposta da un mio amico, da Graziano, che vive a Siracusa e dove invece erano disponibili, e mi ha fatto la cortesia di procurarmene un pezzo. E si tratta del Funko Pop di Crash Bandicoot, ma si tratta del Funko Pop Flocked, quindi quello pelosetto. Ragazzi, mi piace un sacco, sono uscite diverse versioni, avevo trovato anche il Chase da GameStop, ma questa era quella che volevo. Mi piace tantissimo questo Funko Pop e mi piace tantissimo il fatto che sia appunto floccato, perché ci sta ragazzi, in questo caso ci sta tutta la floccatura e mi piace davvero tantissimo. Quindi un Funko floccato fa parte della mia collezione ufficialmente. E mettiamo da parte questa scatola. Ma non è finita così con i Funko acquistati da GameStop, perché ormai ogni mia visita al centro commerciale significa fare tappa fissa da GameStop. E praticamente qualche settimana fa non ho resistito, anche perché su EMP purtroppo era già andata esaurita e io volevo recuperarla. Ho acquistato il Funko Pop di Ginny Weasley, ragazzi, in groppa, anzi in sella, alla scopa. Quindi Ginny in versione Quidditch. Volevo prenderla, inizialmente ero dubbioso, infatti non l'ho presa subito su MP. Ho aspettato ed ho aspettato troppo, ho fatto male perché l'ho pagata di più, visto che su MP costava 12 euro e qui l'ho pagata 16. Purtroppo è andata così e quindi l'ho recuperata.
Ragazzi, eccola qui, mi piace davvero un sacco, fatta benissimo, molto molto dinamica come pop e niente, mi piace, non riesco a metterla sulla scopa, sono un po' impedito. Ok, ci sono riuscito, è stato più complicato del previsto. Ragazzi, questa qui andrà assolutamente assieme a Harry del Comic-Con e a Draco Malfoy con la scopa. Mi spiace che Draco non sia anche lui sulla scopa, ma l'abbia semplicemente in mano, ma è già tanto averlo recuperato grazie ad EMP. Quindi ho deciso che acquisterò anche tutti i pop di Harry Potter versione Quidditch e farò una collezione separata da quella che vedete alle mie spalle, perché secondo me ha un senso. Non lo so, ditemi voi come vi state gestendo la collezione di Harry Potter, visto che ormai ne arrivano a valangate. Quindi ecco qui anche questo pop recuperato, ma non è finita qui, perché sempre da GameStop, circa 3-4 giorni fa, sono entrato e davanti a me ecco che ho visto una cosa che non potevo non prendere. Lasciate lì sullo scaffale. Ho visto il Funko Pop, ragazzi, Chase di Lady Diana. Eccolo qui. Come saprete, ultimamente sono arrivati i Funko Pop della serie Royals. Quindi ecco che è arrivata anche Lady Diana. Ed è arrivato il suo Chase col vestito rosso. Io volevo prendere questi pop royal e quando ho visto questa lì nello scaffale che mi stava aspettando non potevo non prenderla. Però c'è un aneddoto divertente dietro questo pop, perché praticamente io a quel punto volevo anche la versione normale e l'ho ordinata su Amazon. Sono passati circa 2 giorni, era venduto e spedito da Amazon, quindi nel giro di 48 ore era già a casa mia. Arriva, apro la scatola ed ecco che trovo all'interno un altro Chase. Quindi sono praticamente perseguitato dal Chase di Diana e l'ho ordinato nuovamente su Amazon. Quindi tra pochi giorni me ne arriverà un altro, vi farò sapere magari su Instagram se mi arriverà un altro Chase. Adesso ve ne faccio vedere uno, apro questo che ha la scatola messa un po' peggio. Ragazzi, vi dirò che questi Pop Royals mi incuriosiscono parecchio e non so quali altri arriveranno, a parte quelli della famiglia Windsor. Ecco qui quello di Lady Diana, molto semplice e come al solito molto somigliante, e la mettiamo qui accanto alla nostra Ginny Weasley. Mi piace davvero tantissimo, ragazzi, anche questo di Diana, non lo so, volevo prenderlo ed ecco qui che fa parte della mia collezione. Poi mi sono arrivati 2 pacchi, sempre da Amazon, questa volta da All Your Music. Erano dei pop che ho ordinato con largo anticipo e mi sono arrivati dopo circa un mesetto, come al solito. Io ogni tanto ho dei buoni da spendere su Amazon e quindi acquisto dei pop anche lì, anche se ormai preferisco prenderli tutti da EMP. Ebbene ragazzi, ecco qui, si tratta di un altro Funko Pop Royal e si tratta del Funko Pop della regina Elisabetta II. Anche questo mi ha fatto morire dal ridere, poi io sono super fan della serie Netflix The Crown, quindi non potevo non prendere anche il pop della regina Elisabetta, che in questo caso è anche un bundle di 2 pop, visto che c'è incluso il suo cagnolino. Come sappiamo, lei è amante di questa razza di cani e hanno deciso di includerne uno, e questa cosa mi piace, mi fa impazzire, un po' come il piccolo Pickett che hanno incluso nel pop di Newt Scamander. Io rovino sempre le scatole per aprirle, almeno ormai le apro dal fondo, mi sto dando un contegno, prima le arrivo da sopra e le rovinavo da sopra, ma chi se ne frega. Ecco qui ragazzi la nostra regina Elisabetta, prendiamo il suo piedistallo, la mettiamo qui in piedi. Eccola qui ragazzi col suo vestito rosa, bruttissimo, devo dire, davvero bruttissimo. Io l'avrei fatta di giallo perché la rendeva ancora più iconica e riconoscibile. E poi ecco qui il suo cagnolino, fatto davvero benissimo, sembra quasi un Mystery Mini, che ci fanno pagare ben 7 euro, mentre in questo caso lo mettono in regalo. Quindi, boh, non lo so, i Mystery Mini secondo me sono sempre un filino troppo cari.
Ragazzi, dopo il pop della regina Elisabetta, oggi mi sa che ho davvero esagerato con i pop, ma vabbè, adesso apriamo quest'altro pacchetto perché arriva, se non sbaglio, un altro Funko Pop Potteriano che ho preso sempre dagli Stati Uniti ed eccolo qui. Si tratta del Funko Pop di Ron Weasley con la sua bella scopa. Anche in questo caso non volevo prendere lo stesso discorso di Ginny, ma vi ho già spiegato che mi sono convertito e li prenderò tutti. Anche in questo caso ha la sua scopa, vorrei incastrarlo per non farlo cadere, ed ha anche il suo casco da Quidditch, da portiere, che lo rende molto riconoscibile. Mi piace tantissimo i dettagli, come è stato scolpito, come mi piace tantissimo la pluffa che stringe sotto il braccio la nostra Ginny, fatta davvero bene. Addirittura c'è anche il logo di Hogwarts, quindi lo stemma di Hogwarts fatto davvero benissimo nonostante sia minuscolo. E infine, ragazzi, per concludere vi faccio vedere quello che c'è all'interno di questa box che mi arriva da Loot Crate, perché per scusarsi del ritardo immenso dell'ultima box di Harry Potter mi hanno fatto un buono sconto da $15 che potevo spendere nel Loot Vault, quindi nel negozietto che c'è all'interno del sito Loot Crate, dove vendono tutte le rimanenze di magazzino a poco prezzo. Ed ho preso qualcosa, anche se ha impiegato una vita per arrivare anche questa scatola. Ed ecco che ho preso due magliettine che vi mostro velocemente. La prima è questa qui, che ho pagato circa $2, una cosa del genere. E la seconda è questa qui, che invece credo sia di Warcraft, se non ricordo male. Anche questa pagata qualcosa come $2, costano davvero pochissimo, peccato che le spedizioni costino $12, ma in questo caso ho ammortizzato tutto con il buono che mi avevano fatto. E poi ho preso questo pop per meno di $3, che è un pop esclusivo Loot Crate ed è un pop di Assassin's Creed. Io sinceramente non ci ho mai giocato, non lo conosco, però per il prezzo che era ho deciso che dovevo prenderlo. Magari lo userò per scambiarlo, non lo so. Se qualcuno di voi dovesse interessare, come al solito, fatemi sapere. E poi mi piaceva anche la posizione, perché è un pop inginocchiato e non avevo mai visti prima, e quindi non lo so, mi è piaciuto e ho deciso di prenderlo. Ormai sono completamente impazzito. E poi, sempre per circa $3, ho preso anche la Q-Fig di Jessica Jones. Anche in questo caso non mi piace Jessica Jones, non ho mai visto neanche un episodio, però visto che costava $3 e avevo un buono da spendere, ho deciso di prenderla. La tiro fuori, ve la faccio vedere. Eccola qui. Ammetto che comunque la figura è molto carina, ben scolpita, molto simpatica, però non mi fa impazzire, visto che, come vi dicevo, Jessica Jones non è tra i miei personaggi preferiti, ma intanto la mettiamo qui. Bene ragazzi, io con questo credo di avervi fatto vedere davvero tutto, spero che i miei acquisti di questo mese a tema Funko vi siano piaciuti. Fatemi sapere voi cosa avete acquistato in questo periodo a tema Funko, mandatemi le vostre foto come fate di solito su Instagram, mi raccomando, commentate che a me fa molto piacere e vi rispondo sempre. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate, condividete con i vostri amici e mi raccomando iscrivetevi al canale, cosa molto molto importante. Bene ragazzi, io a questo punto vi saluto, vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!